Salve a tutti da Santi2087 per un nuovo episodio della carriera FIFA 20 del Macclesfield. Eccoci pronti per una nuova avventura. Vi faccio vedere il calendario per farvi notare subito una cosa. Quando ho giocato col Canada ho saltato la partita col Barton. Praticamente, e me l'ha simulato e ho vinto 2-0, quindi ottimo. E adesso in classifica sto a 15 punti, sono sesto. Attenzione, si sta salendo verso le zone alte. Vediamo un po' com'è la situazione classifica. Ah, Barnsley a 22, Wigan 19, Luton 16, Bolton 16, quindi Bristol Rovers, Bradford City. Ok, ottimo. Ottimo, salgono Thomas, Oxanen e Phillips. Benissimo. Finalmente siamo alla partita con la prima in classifica, il Barnsley. In casa, ovviamente. La squadra sta bene. Possiamo procedere. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava insieme Forza a voi ragazzi. anche oggi per la telecronaca di questo match. Giornata di campionato che sta per avere inizio. Sfida che mette di fronte due protagonisti del calcio. La prestazione degli attacchi sarà una delle chiavi di questa sfida. Pronti, vai E Michel. ovviamente c'è molto Che sei anche del veloce. confronto a distanza. Muove la vostra Gran palla in l'area. Vai mezzo. Stevens. Straordinario riflesso del Peccato fare il portiere. Sul portiere. tentativo da verso la porta, da apprezzare comunque il Ah, coraggio e il gesto peccato. tecnico. Guadagna metri verso l'area. Possono passare in vantaggio. Buona Grande portiere. parata, ideale. Ritzmeier. Vediamo cosa inventa ora. Ah. Conquistano una buona posizione da posizione Occhio a interessante. questo fallo, occhio. Vedremo se proverà a calciare direttamente in porta. Portiere che Grande rientra con portiere, coglionezza meno senza male. difficoltà, la Mamma mia, sicurezza andava in per tutta porta la questo difesa, tiro. la sua. Chiusura perfetta e palla recuperata. Bellissimo, via. Vai Davis. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Può provare a metterla in mezzo. Occhio a Vai Osa porta. Davis, Intervento peccato. facile per il portiere. Vai Stevens. Prova a calciare. Peccato. Intervento comodo. Intercetta bene Ah. il passaggio e non era facile. Ripartono in campo aperto. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Portiere che la Oh. combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. Incredibile questa parata. Mamma mia, meno male. Stava facendo proprio l'insalata pesante. Palla in area di rigore. Lecce Via, bene, una via, situazione via. pericolosa. L'arbitro dice che può bastare 0-0. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Dai ragazzi. Diaby. Continuano nel possesso palla quasi ipnotico nei confronti degli avversari. Intervento Dai. efficace del difensore che hanno l'occasione per passare in vantaggio. No. Ed ecco il gol. Non ci voleva Azione proprio questo perfetta, pressing gol. da manuale. Colazione. Vediamo se la riusciamo a recuperare, dai. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Non ci voleva proprio.
troppo superficiali noi. Dai, dai. Intervento dell'avversario chiude una lunga serie di passaggi. Hanno spazio per andare in contropiede. Pallone invitante. C'è campo per a metri per andare. Bravo, reazione del portiere sopra la traversa. Allenatore che può essere soddisfatto del risultato, ma vuole evidentemente cambiare qualcosa per dare più energia alla squadra. Prova ad andare. Palla giocata sugli esterni. Sta avanzando. Attenzione perché è pericoloso. Oh. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Da apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. 120 secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Cerca di bucare per il compagno. No, dai. Forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Grande occasione. Dai. E andiamo, 1-1, la giunta all'ultima tutta, grandissimo, in zona Cesarini, Osadibi, 1-1, in zona Cesarini, grandissimo, portiere che ha toccato la conclusione, meno male, ma che non è riuscito a impedire male, che il pallone meno finisse male. In rete, tiro potente che si è insaccato nonostante il tentativo dell'estremo difensore, hanno pareggiato, dunque, 1-1, meno male, finisce va. Qui, l'arbitro dice che può bastare, e dunque è un pareggio. Abbiamo raddrizzato una partita storta. Risultato finale che mi sembra rispecchi. Dopo questa sessione di allenamento, l'ultimo che è salito è Lewis, però il trequartista, a 62. Ed ora andiamo alla prossima partita contro lo Shrewsbury. Che vi dirò fra poco che posizione di classifica sta. Intanto Cameron dice che è tornato dall'infortunio. Vediamo, cerchiamolo. Shrewsbury che è quarto. Una candidata per la promozione anche qui. Devo andare un attimo nella rosa. Ah, Cameron si è ripreso intanto. Fantasy. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più eccolo rovente. Vi do il bentornato sulle frequenze di eSports. Con me come sempre c'è Stefano Nava. Si gioca per il campionato per i tre punti. Match dai tanti spunti. 5-2 in fase offensiva, e magari è proprio ciò che ha in mente l'allenatore. Hanno la possibilità di cambiare assetto, passando a uno più sbilanciato in avanti, alzando i due cursori di difesa che possono occhio, trasformarsi occhio. In una sorta di attenzione! No! Risultato che si sblocca subito, dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco! Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Ed ecco dunque. Ecco. Può colpire da lì. Oh signore, fallo. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima giusto. Posizione. E viene dunque inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il sente fuori. Vabbè, torniamo a noi. Stava quasi per sorprendere il portiere con questa peccato. Posizione dalla distanza.
guadagna metri. Attenzione, tutto solo. Dice di no con questo intervento. Occhio al corner. E il portiere si arriva sul colpo di testa. Quarto uomo esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Giocata di qualità per intercettare il pallone. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 1-0, stiamo perdendo un'altra volta. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Dai, mamma mia, sveglia. Perdo la palla banalmente. Gran palla a scavalcare la difesa. Vantaggio che comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Non è giornata. Oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Tocco orizzontale, interrompe bene l'azione intercettando il lancio. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini. Pier, lo vede, vediamo cosa inventa ora. Continua il tiki taka alla ricerca del momento giusto. Può ricevere una posizione interessante. Prova la botta, non trattiene, attenzione. Ci saranno da recuperare 2 minuti. È in buona posizione. Ha spazio per tirare. Niente. Tutta la partita in questo tiro. Triplice partita fischio, molto scialba da parte dei nostri ragazzi. Brutta sconfitta 2-0. Qualche miglioramento, niente di eccezionale, ma vabbè. Siamo scesi al 13° posto in classifica dopo questa sconfitta. Brutta storia. La prossima contro il Southend. Ah, le convocazioni per il Sudafrica. Entro il 2 ottobre. Abbiamo fatto anche le convocazioni della nazionale, va bene. Adesso partita contro il Southend. Cerchiamo di riprenderci perché qua la situazione la vedo un po' critica. Sale la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio. Ancora pochi istanti e si comincia. Un saluto dal vostro Piero Gibardo, ovviamente con me Stefano Nava. Si gioca per il campionato per i 3 punti. Mi aspetto un match che dovrebbe fare il rifinitore. Giocano col classico rombo, col trequartista chiamato a dare manforte alle punte e ad inserirsi negli spazi. Attento. A campo a disposizione. Ha provato la girata di testa. Conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Cross verso il centro dell'area. Era pressato, ma stessa indirizzata male verso la porta. Colpo di testa che non ha inquadrato lo specchio. Bravo il difensore qui, non lo ha lasciato colpire comodamente.
Bravo. Palla molto interessante. Vai Geralt, Obrivia. No. Del portiere che dice di no. Si è mangiato un gol. Dai, centrale. Vincere oggi. Non hanno giocato bene nell'ultima partita, infatti hanno perso per 2-0. Ma ritengo che la sfida di oggi sia alla loro portata, che possano uscire dal campo vittorioso. Può colpire da lì. Sì, ce l'hai Mokhtar. Peccato. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. È arrivato il portiere. Un momento favorevole, come sottolineato anche dal boato del pubblico. Posizione favorevole. Oh. Pallone invitante. Lo vede. Non può sbagliare. Ah, conclusione sì, di rara potenza. Poco. Gran palla. Attenzione perché bravo. È pericoloso. Posizione ideale. Ottimo recupero sbagliato. Parte avversaria. Ah. Impeccabile lettura difensiva. No. Ah, mamma mia. Regalano palla agli avversari. Vediamo cosa inventa ora. Intervento fondamentale in area di rigore. Va bene, dai. L'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. Comincia la seconda frazione di gara. Può colpire da lì. Possesso palla per gli avversari. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Pallone invitante. Cross controllato, senza problemi. C'è la parata bravo, sicura del portiere che blocca il pallone. Vediamo cosa fa ora. Lo vede. Bravo qui a smarcarsi. Gran palla questa. Vai, cosa devi? 1-0, cosa dunque, devi? Ce n'è voluto di tempo, ma finalmente. Adesso cambia tutto. Squadra in vantaggio che siamo ora riusciti a fare un gol. Mamma mia. A scoprirsi di più. Dovrebbe guadagnarne lo spettacolo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Aiuto dei propri compagni. Nessun problema per la difesa che recupera. Bravo. Oh, l'hai fatto il movimento. Sarevi di nuovo. Posizione ideale. Attenzione, tutto incrocia. Peccato. Vicino al secondo gol, ma stavolta regalano palla agli avversari. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bomba. Bravissimo. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. E chiudiamola. Non sbaglia. Ironside si torna in campo. Manca davvero troppo poco alla fine per sperare nella rimonta. Difficile che il risultato possa cambiare, almeno nella sostanza. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove. Mancano 3 minuti alla fine della partita. È in buona posizione. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Buon pallone filtrante. Può colpire da lì. Deve liberarsi dall'uomo qui. Bravo portiere. Intervento del portiere che va in presa. Ma sì, via. Possesso palla per gli avversari. Ecco bene, il bene. Fischio dell'arbitro. Finalmente una vittoria. E conquistano dunque la vittoria. È anche un bel clean sheet. Sterile il possesso palla avversario. E con questo episodio è tutto. Ciao da Santi2087.